Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla 29ª domenica del tempo ordinario e molto velocemente ci stiamo avvicinando alla conclusione dell'anno liturgico. Questa settimana la buona novella vi raggiunge dal Museo Diocesano di Ortona e precisamente dalla terza sala di questo museo, che è dedicata anche alle monete antiche. Mi sono messo qui per annunciarvi il Vangelo di questa domenica, in quanto al centro della pagina del Vangelo c'è proprio una discussione di Gesù con gli erodiani e i discepoli dei farisei intorno a una moneta e la sua iscrizione. In questa bacheca è custodita una moneta molto importante, piccolissima, che io però vi mostro un po' ingrandita per farvi rendere conto. Questa moneta è un bolognino d'argento del 1414, quando la regina Giovanna II diede alla città di Ortona la possibilità di battere moneta. La moneta da una parte doveva avere l'iscrizione della regina e dall'altra poteva scegliere cosa mettere, e quindi Ortona mise l'immagine di San Tommaso, che era il suo patrono, il suo avvocato, custodendo le sue ossa fin dal 1258. Nel Vangelo quindi si parla di una moneta ed è la prima di una serie di discussioni che Gesù ha con coloro che lo avversavano. Gesù infatti aveva terminato di raccontare le parabole del regno. Ricorderete certamente l'ultima, fratelli e sorelle, in cui ha paragonato il regno a un banchetto di nozze al quale siamo tutti invitati e nel quale alla fine entrano tutti, cattivi e buoni, e dalla quale sono esclusi soltanto coloro che si auto-escludono, sia come comunità sia come singole persone. Gli scribi, i farisei, gli anziani del popolo, i leviti, le guide spirituali del tempo erano state messe in discussione dalle parabole di Gesù, ma anche gli erodiani, i collaborazionisti dei romani erano stati messi in discussione, e quindi si riuniscono fra loro, dimenticano gli attriti che fra di loro avevano, perché avevano concezioni del mondo, della storia e della religione completamente opposta, per far fronte comune contro Gesù, per farlo fuori, perché Gesù stava facendo emergere tutte le loro fragilità, tutte le loro falsità. Anche oggi infatti li chiama ipocriti, portatori di maschere, persone che volevano far apparire una cosa ma dentro erano tutt'altro. Quindi iniziano le controversie, le discussioni su temi molto caldi, su temi sui quali la discussione era accesa, su temi anche molto pericolosi, e il loro desiderio era che Gesù cadesse nel tranello e quindi loro potessero puntare il loro dito contro Gesù proprio per eliminarlo.
Gesù è nel Tempio dove aveva raccontato le parabole e da cui aveva scacciato i commercianti, da cui aveva scacciato i mercanti, ricordando a tutti che il Tempio di Dio è casa di preghiera, è casa di orazione. Si presentano dunque a lui con questa domanda alla quale fanno premettere un lungo elogio a Gesù. Lo vogliono prendere in giro, lo vogliono adulare, fanno quella che si chiama una captatio benevolentiae, però senza rendersene conto fanno a Gesù il più bel elogio di tutto il Vangelo. Riconoscono infatti a Gesù di essere un uomo veritiero che amava la verità e la verità diceva sempre, comunque, davanti a tutti. E gli chiedono: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Perché era un tema caldo? Perché le tasse, i tributi, erano il punto debole della politica romana in Palestina e in tutti i territori dell'impero. Si dice, secondo gli storici, che il 50% degli utili di quei tempi andava in tassazione. C'erano tasse sulle case, sui terreni, sulle professioni, sulle strade, sulle cose che sulle strade si portavano. Insomma, c'era una tassa su tutto. E soprattutto c'era una tassa che gli ebrei proprio non sopportavano. Si chiamava tributum capitis, cioè un tributo per ogni persona, a prescindere da chi eri, a prescindere da quello che facevi, a prescindere dal tuo reddito. Se eri una donna da 12 anni a 65, se eri un uomo da 14 anni a 65, ogni anno dovevi pagare un denaro d'argento all'imperatore solo perché esistevi. E questa era la tassa più odiosa. Naturalmente, quando fanno questa domanda a Gesù, lo vogliono mettere in difficoltà, perché se avesse detto è lecito pagare, lo avrebbero tacciato di essere anche lui un collaborazionista dell'imperatore e Gesù avrebbe perso tutto il suo fascino nei confronti delle persone. Se avesse detto di no, gli avrebbero detto che era un rivoltoso, che era uno che si ribellava all'autorità dell'imperatore. Ed infatti, durante la passione, accuseranno Gesù anche di questo, di fomentare la folla affinché non pagasse il tributo a Cesare. Anche Gesù, la sua risposta la fa premettere da una affermazione e dice loro: guardate che non sono scemo, guardate che mi sono accorto che mi volete prendere in giro, che volete che io cada in un tranello, ma io non cado nel vostro tranello e vi rispondo in modo diverso, come spesso è capitato a Gesù, in modo spiazzante. Proprio non si aspettavano questo tipo di risposta. Gesù li taccia di essere ipocriti, come già vi avevo detto, e chiede loro una moneta, perché significava che lui non ce l'aveva questa moneta. Infatti nel Tempio era proibito portare monete raffiguranti l'imperatore, che considerava se stesso un dio, perciò c'erano i cambiavalute. Invece questi uomini mandati dai farisei e questi erodiani, con facilità e nonchalance, tirano fuori il denaro. Quindi vuol dire che nel Tempio avevano monete impure, che non potevano avere nelle loro tasche, che non potevano avere appresso a loro. E Gesù chiede: di chi è l'immagine e l'iscrizione? Sul denaro c'era l'immagine da una parte dell'imperatore e dall'altra di sua madre. Al tempo di Gesù c'era l'immagine di Tiberio, imperatore romano, che si presentava come il dio Giove,
e dall'altra l'immagine di Livia, sua madre, che si presentava come la dea Giunone. Quindi quella moneta non era semplicemente espressione di un valore economico, era espressione di una modalità di intendere la vita, di una filosofia. Se tu avevi quella moneta, tu vuol dire che come Dio avevi Tiberio, avevi il denaro, perché Tiberio sul denaro aveva messo la sua faccia e sul denaro aveva messo l'iscrizione. Gesù notoriamente nel Vangelo ha sempre detto che sono incompatibili Dio e Mammona, Dio e il denaro. Se queste persone avevano il denaro, vuol dire che senza rendersene conto avevano spodestato Dio dalla loro vita, avevano tolto Dio dal centro della loro esistenza e avevano messo al centro della loro vita il denaro. E questo li rendeva incapaci di capire poi la volontà di Dio e di fare le cose che Dio chiedeva loro. Allora Gesù, chiedendo questa cosa, li fa scoprire e dice: di chi è quell'immagine e l'iscrizione? Di Cesare? Restituite a Cesare quello che è di Cesare. Gesù non usa il verbo pagare, non usa il verbo dare, usa il verbo rendere, restituire. Vuol dire che quella moneta non era degli ebrei, era dell'imperatore. Vuol dire che gli ebrei si erano impossessati, impadroniti di qualcosa che non apparteneva loro e perciò dovevano restituirla a Cesare. Era proprio questa filosofia di vita, questo modo di intendere la loro esistenza, perché dietro al Dio denaro, che ti fa tante promesse e ti fa realizzare anche tanti sogni, c'è anche ciò che il denaro ti chiede. Per avere il denaro, ad esempio, al tempo di Roma, era permessa la schiavitù. Il 20% della popolazione al tempo di Gesù era schiava, proprio per mantenere quell'economia di mercato. Il denaro ti può chiedere di fare cose repellenti dal punto di vista umano e spirituale, perché contrarie alla dignità della persona. Il denaro, come stiamo vedendo anche in questo periodo, ti può dire: costruisci armi, perché con le armi diventi ancora più ricco. Pazienza, se l'effetto collaterale della costruzione delle armi è l'uccisione di tante persone, è la strage di tanti bambini, è il bombardamento degli ospedali, è il bombardamento delle centrali, è il bombardamento delle case dove muoiono tante persone innocenti. Pazienza. Il denaro ti chiede di non valorizzare l'uomo comunque esso sia. Al tempo dell'imperatore Tiberio contavano soltanto i ricchi. Si diceva a Roma che dai poveri bisognava stare lontano come dalla morte. E un povero, una persona, valeva, come diceva il profeta Amos, meno di un paio di sandali, o come diceva Gesù, meno di una pecora, o come si diceva al tempo della Torre di Babele: si piange più per un mattone che si rompe che per un operaio che muore sul lavoro. L'uomo non valeva più nulla perché il Dio denaro lo aveva schiavizzato, lo aveva annichilito. Ecco perché Gesù dice ai suoi ascoltatori: restituite a Cesare. Questa non è roba vostra, state vivendo una vita che non è degna, state tradendo il vostro Dio, che è un Dio geloso, che ha scritto il suo nome sul vostro cuore e che ha messo la sua immagine sulla vostra faccia. Ecco perché Gesù conclude dicendo: e date a Dio, restituite a Dio quello che è di Dio. Se le cose materiali le dovete rendere all'imperatore e alla sua logica economica e di potere, la vostra vita la dovete ridare a Dio, perché di Dio voi siete l'immagine e la somiglianza.
Dio che aveva proibito di farsi immagini di qualunque Dio, ma anche di qualunque uomo, aveva provveduto da solo a mettere nel mondo la sua immagine e la sua somiglianza, che è appunto l'uomo. E come dicevano i padri della Chiesa, la gloria di Dio è l'uomo vivente, perché il nome di Dio è scritto sulla fronte dei suoi figli, sulla nostra fronte. Lo dicono i libri dei profeti nel Vecchio Testamento e lo dice anche il libro dell'Apocalisse nel Nuovo Testamento. Gli eletti portano il nome dell'agnello e del Padre suo sulla fronte. Ecco perché dobbiamo restituirci a Dio. E se l'immagine di Dio è sempre scritta nel nostro cuore, anche quando l'abbiamo sporcata questa immagine, l'abbiamo maltrattata e trascurata, la somiglianza dobbiamo renderla più bella ogni giorno. Dio nella creazione ha fatto la sua parte, creandoci a sua immagine. Noi dobbiamo fare la nostra parte valorizzando la somiglianza. Più assomiglieremo a Dio, più faremo risaltare l'immagine di Dio impressa nel nostro cuore, più la nostra vita sarà dignitosa, più la qualità della vita di tutta la comunità umana sarà dignitosa, perché ci sarà rispetto per tutti, perché saremo tutti figli amati del Padre, perché saremo tutti fratelli e sorelle fra noi. Questo è l'insegnamento di questa domenica. Portiamolo nel cuore e viviamo come immagine e somiglianza di Dio.